finalmente io ho la possibilità di conoscerlo di presenza perché l'ho visto in televisione. Salutiamo le telecamere che ci stanno riprendendo, buonasera. Fate sentire pure l'urla generazione non stop, 3, 2, 1. Ragazzi, ci troviamo alla Notte Bianca all'Ercara Friddi. I ragazzi della Real Lee sono pronti per farci divertire tutta la notte con tantissimi eventi. Guardiamo cosa è successo in questa magica nottata. Fai del karaoke? Sì, sì. Ok, come fanno i ragazzi? Sono bravi stasera? Sono tutti bravi. Addirittura? Sì. Sei sicuro? Sì. I negozi sono aperti? Sì, a me piace. Fare un po' di shopping la sera? Sì. Io per esempio faccio anche shopping la sera quando ci sono queste opportunità. Mi sto divertendo e non vedo l'ora che si balla anche. Ok, più tardi sarà serata danzante, quindi la notte continuerà, notte lunga, Dovrebbero farlo anche più spesso queste notte bianche. Ragazzi, ci troviamo qua con uno dei ragazzi più affascinanti dell'Ercara. Ma per questo ti ringrazio. E si dice che questo lavoro, insomma, si cucca, è vero? Abbastanza. Lo ammette. No, solitamente mi rispondono no, ma sai, tu proprio sei sincero. Sì, lavoro, sono sincero. Come va questa notte all'Ercara, Friddi? Ma dai, è una bella notte, vedo che c'è molta gente e tutti gli spettacoli sono graditi, perché vedo che comunque in qualsiasi posto dove ci sono tutti i gruppi, i karaoke, i giocolieri. Che sono già molto frequentati i posti. Sì, sono posti frequentati con molta gente. Sei ospite oppure? Ospite, questa sera mi hanno concesso questo onore. Un applauso a Erika, Romano. Allora ragazzi, voi siete di Lercara? Sì, siamo Lercara e San Giovanni, per lo più sono San Giovanni, Giuseppe Perrone, un bel applauso. Vincenzo Panepinto alla chitarra e Giovanni Panepinto al basso. E poi io e mio fratello Giuseppe Luca Liberto di Lercara. Ok, questi sono gli Slam, buona continuazione, buona notte bianca all'Ercara Friddi della Generazione Non Stop. Noi siamo in giro per tutti i punti musica, diciamo, di questa serata, quindi buon divertimento, buona continuazione. Ciao a tutti, grazie. Anche tu, so che sei, insomma, del mestiere, no? Ti ho visto da qualche parte. Un bacio ai miei colleghi, la Tana del Lupe Vespri, Loredana. E cosa fa lei? Tante cose. No! Ragazze, chi è il cervellone questa sera? Chi è la secchiona in classe? Chi è il cervellone del tavolo? Noi. Ecco ragazzi, con questo telecomando loro ora voteranno. Omar Bolognesi qui sul palco per la presentazione della prima serata del One Summer Week. Scusa, ma tu al cervellone non ci giochi? Allora, noi siamo troppo cervelloni per giocare al cervellone. Ah, capito, quindi... Giusto. Siccome gioco troppo semplice, non ti conosco, non ti ho mai visto, sì, no. Non so chi sei, infatti, vorrebbe Claudio Baglioni per definirci una canzone a noi. Un concetto troppo complicato, scusami.
E mentre alle nostre spalle c'è il cervellone, noi siamo qui con Salvo della Real E Organization, quindi l'organizzazione di eventi che questa sera ha organizzato per l'Ercara Fridi la Notte Bianca. Ciao Salvo. Buonasera amici, allora, amici di Generazione Stop. Noi siamo qui, abbiamo visto che è partita insomma una fase, diciamo a buon punto, siamo a buon punto della serata. Comunque sia, dopo il cervellone, ecco, parte la serata dance. E ho lottato, lo voglio dire, per avere Omar Bolognesi e il suo collega il camera venne qui con noi. Vincenzo Giovanni, stiamo facendo per la prima volta, è una sfida, speriamo che riesca bene Miss Lascara 2010. Vi ringrazio, un saluto a tutti gli amici di Generazione No Stop per la prima puntata del cervellone. Sapremo chi sarà tra Waka Waka ed Epic. Al primo posto troviamo Epic 4591. Salvatore, da quanti anni è che tu fai il panellaro? Mio nonno, mio papà e dopo io. Ah, quindi allora tre generazioni. Confermo che sono le migliori. Generazione dello stop, siete grandi. Scusa, è là la telecamera? Okay, sì. Si deve continuare nel tempo questa manifestazione, perché tutte le sere, no? No, tutte le sere no, tutti gli anni. La notte bianca fa bene perché? Perché fa bene all'amore, perché...